Altermondo. Di tutto si potrà dire, ma Lampedusa sul campo dell'accoglienza, del salvataggio, ha da insegnare agli altri cosa vuol dire. Nonostante le ripercussioni che questi arrivi di migranti causano sull'imprenditoria locale, ma non dovuto al fatto della presenza del migrante fine a se stesso, ma dovuto al discorso di come i media affrontano il problema dei migranti, che in tutti questi anni è sempre stato affrontato in maniera con toni allarmistici, quando in realtà di allarmismo non ce n'è mai stato, a parte il caso dell'episodio del 2011, per cui per 2 mesi abbiamo dovuto convivere gioco forza in questa occupazione. Chiaro, lì l'impatto sull'economia è stato devastante. Le immagini che circolavano, le notizie che circolavano hanno fatto sì che le prenotazioni, le richieste di prenotazione sono crollate. E i pochi che avevano prenotato hanno fatto la disdetta, per cui è stato un anno che abbiamo avuto una perdita secca quasi del 50%. Ma noi ancora oggi paghiamo, grazie ai media, paghiamo ancora lo scotto del 2011, tant'è che anche quest'anno, nonostante dal 1 di novembre del 2013, da quando è iniziata l'operazione Mare Nostrum, nel dare le notizie i media continuano a dire Lampedusa. Sì. E molti mandano come immagini del repertorio del 2011 senza la scritta immagine del repertorio. Abbiamo avuto un'increscita sempre in continuo del turismo a Lampedusa, sempre, continuo. Adesso con queste notizie balorde, non veritiere, purtroppo subiamo dei danni ma economici non indifferenti, a cui lo Stato chiaramente fa orecchia da mercante. Io posso anche far vedere i registri delle prenotazioni dove ci sono degli alti e bassi a seconda delle notizie come arrivano sui giornali, sui telegiornali, insomma.